Liberateci! Liberateci! Benvenuto al Castello Pellegrino. Ai tempi del re Pellegrino, questa magnifica costruzione era la sede del trono e la dimora di tutta la famiglia reale. Ora è abitato soltanto da fantasmi e da ricordi dimenticati. Aiutateci! Liberateci! Aiutateci! Aiutateci! Liberateci! Liberateci! Aiutateci! 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 Liberateci!
Aiutateci! Liberateci! Aiutateci! Aiutateci! Liberateci! Grazie per averci salvato, gentile signore. Perdonateci, signore, ma non abbiamo nessun maiale da darvi. Ma vi prego, accettate questi sassi dorati e lucenti in segno della nostra riconoscenza. Sir Daniel Fortescue, quanto tempo è passato! Benvenuto al castello Pellegrino! Che peccato vederlo in queste condizioni! Il gioiello della corona di Gallomir è divenuto il rifugio maledetto dei demoni delle tenebre, l'esercito di Zarok. Thank you.
Sir Fortescue, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani. Oh, com'è triste incontrarci in questa occasione, adesso che il destino del regno è di nuovo nelle tue mani. Ma, buon Dio, Fortescue, che hai fatto la guancia? Oh, sfortuna, vecchio mio. Ascolta. L'esercito dei demoni delle tenebre di Zarok è nascosto in quella montagna. E mentre noi stiamo qui a parlare, si prepara ad invadere Gallomir. Per impedirglielo, dobbiamo distruggere il castello in cima alla montagna e liberare la lava dietro le porte delle chiuse. Posso portarti alla leva che apre le porte, ma dovrai azionarla da solo. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un uomo morto. Immagino che quando Zarok si accorgerà di ciò che hai fatto, vorrà farti trascorrere l'eternità nel tormento più atroce. Ma so che queste cose non hanno effetto su di un uomo della tua tempra, vero Fortescue? Magnifico! Buona fortuna, amico mio!
La lava è stata liberata, Sir Daniel. Il castello sta crollando. Non ti resta molto tempo per sconfiggere il golem di pietra e fuggire dall'inferno che si scatenerà qui. Salve, straniero. Ho un regalino per te. Perché non chiudi gli occhi e non tendi le mani?